Buongiorno, dunque lei è... Ma certo, è qui per la depilazione. No, veramente. È un po' che aspetta, ci scusi per il ritardo. Prego, mi segua pure. Aspetti, si metta questo. Per fare... Magari per coprirsi, no? Ah, prima? Sì. Roberta, c'è un signore di là che ti aspetta da un'ora. Veramente io ho solo l'appuntamento del signore per la depilazione. No, veramente io ero passato per chiedere un'informazione al dottor Cecchini. E me lo dice adesso? Non ho avuto il tempo, era così gentile, no? È colpa tua come al solito. Lo vedi? Sei una deficiente. Non è colpa sua, la signorina è stata gentilissima. La signorina è stata una capra. Venga, la accompagno da dottor Cecchini. Io vado. Permesso. Buongiorno. Non credo che abbiamo un appuntamento. Volevo, se possibile, un trattamento. E che tipo di trattamento? Non lo so, l'importante è che me lo faccia lei. Ma no, mi scusi, ma non ci siamo proprio. Io credo che lei abbia sbagliato centro estetico. Una maschera di bellezza, sì, per il collo, semplicità e bellezza, me l'ha consigliato il dottor Cecchini. Una maschera di bellezza. Allora, Roberta? Il signore ti ha chiesto una maschera. Sei libera, no? Cosa so? Certo. Venga, da questa parte, prego. Ah, in questo giardino c'è un fiore che non conoscevo. Mi scusi, ho un cliente. Si accomodi. Con permesso. Ma cosa che... Non pensavo fossero cose che facevano solo le donne, invece... Molto piacevole, no? Mi scusi se sono stato un po' troppo diretto con lei prima, ma sa che c'è, che ho chiesto a lei il consiglio sul trattamento perché ha un'aria che ispira fiducia. Ha un sorriso che può uccidere. Senta, la smetta. Gli uomini sposati non dovrebbero fare gli stupidi con l'estetista. Io non sono sposato. Ma scusi, ma l'ha detto lei l'altra volta che è venuta a chiedere informazioni per sua moglie? Non era per me, le... C'ho le borse sotto gli occhi. Roberta, vieni fuori un attimo. Sì, arrivo. Chiuda gli occhi. Sì. Si rilassi. Sì, sì. 5 minuti così e poi massaggiamo. No, io non voglio andare con quello. Sei proprio una capra. Il dottor Grill ti ha notata e stasera ti ha invitato alla sua festa. Sai quanti vorrebbero essere al suo posto? Il mio posto è questo ed è quello di lavoro. Bravo. Il dottor Grilli fa un sacco di affari con il dottor Cecchini. Quindi, o esci con lui e cerchi di essere gentile, o tiro fuori la lettera di dimissione che hai firmato quando ti ho assunta. Passo a prenderti alle 11. Fatti trovare pronta. Come hai detto che ti chiami? Roberta. Roberta. Comunque non ti preoccupare, che non resteremo tutta la serata in mezzo a sto casino. Non ci potevamo vedere in un posto più riservato. Stasera dobbiamo parlare di cose importanti. È meglio confonderci tra la folla. Perché io ho pure delle microspie. Come si dice, il nemico ci ascolta. A proposito, ti ho presentato Roberta? No. Piacere, Roberta. Ma che ragazza carina. Io sono meridionale, sa? Sono focoso. Onore, è sì meno focoso che lei stasera sta con me. Ah, questa sì. Ho scoperto qualcosa sulle trattative del governo con la Svizzera. Da lì ci conviene portare via tutto. Roberto, per piacere, fate in giretto, devo parlare di cose riservate con un'ora. Scusi? Devo parlare di cose riservate, fate in giretto, ti chiamo io forza. Dai, vai. Poi un altro giro te lo fa fare lui. Su suo yacht. È gentaccia, vero? Ancora lei? Ma che vuole da me anche lei? Ma mi lasci in pace, per favore. Io lo so che lei non ci voleva venire. Ma che ne sa lei di me? E poi, cosa crede di essere così diverso da loro? È sposato e fa il cretino con le ragazze, ma se ne vada via! No. Io non sono sposato. No, mi lasci stare. E poi, scusi, ma perché è così bagnato? No. Ho fatto il bagno... In realtà sono caduto in piscina. Roberta! Oddio, scappiamo, dai!
lo so che tu non sei come loro. Mi scusi, io non so cosa mi sia preso. Ciao. Ciao, e tu chi sei? Sono Monica. Sei venuta qui per darci una mano? Monica è venuta a lavorare al tuo posto. Ma come al mio posto? Hai firmato la tua lettera di licenziamento. Ho messo la data, un mese di preavviso. È tutto in regola. Io ho bisogno di questo lavoro. Se ci tenevi così tanto, potevi non pentare il naso, dottor Grilli. Questa mattina ci ha telefonato, era una belva. Non sai quanto è costato, dottor Cecchini, calmarlo. Io sono un estetista, non una puttana. Infatti, vai a fare l'estetista da qualche altra parte. E tu non dici niente? Ma ti rendi conto di quello che sta succedendo? E accetti lo stesso di lavorare in un posto di merda del genere? Ma il lavoro è il lavoro, c'è tanta crisi in giro. Allora ce l'hai questa moglie o no? Ancora? Io non ho nessuna moglie e se per questo non ho ancora mai fatto una convivenza. Per paura, per scelta o per cosa? Per mamma. Cioè? Per cosa? Perché non ho mai conosciuto una ragazza come te. Beh, ho deciso. Io me ne torno a Roma. E sai già dove andare? Certo, vado da un'amica. E poi mi metterò a cercare un lavoro. Sicuramente non sarà facile, ma io sono un ottimista. Se vuoi, potrei anche ospitarti io. Però, scusa, così rischieresti di trovarti coinvolto in una convivenza. Noi lo chiamiamo rischio accettabile. Sei sicuro? Di più. Scusa. Mamma? Se non torni a casa presto, quella io... L'ha ucciso? Sì. Licenziala. Che ce ne facciamo della badante? Io e te stiamo bene insieme da soli. Mamma, allora ne parliamo quando torno a casa, tra poco, va bene? E, tra l'altro ho anche una sorpresina. Mi porti il mirto? Una mirta in realtà, come... Poi ti spiego quando torno. Ciao. Ciao mamma, ciao. Mamma. Mamma. Spero che me la presenterai presto. Temo proprio di sì.